Terra Santa, si va verso una nuova operazione piombo fuso, perché sono stati ritrovati i cadaveri di tre studenti rapiti in Cisgiordania, si suppone da Hamas, da uomini di Hamas. Sono stati ritrovati morti. Si trattava di tre giovani futuri rabbini, perché erano iscritti a una scuola rabbinica in Cisgiordania. Ed ora Israele medita la ritorsione, e come avvenne, mi pare, 7-8 anni fa con l'operazione chiamata Piombo Fuso. Ora non si capisce per quale motivo questi tre ragazzi siano stati rapiti, non c'è un motivo. Non c'è un motivo nei rapporti fra lo Stato di Israele e, diciamo, la comunità palestinese. Non si capisce perché questi tre ragazzi devono essere rapiti e poi uccisi. Fatto sta che adesso ci sarà la ritorsione israeliana. Quindi io prevedo una nuova operazione simile a quella di 7-8 anni fa, chiamata Piombo Fuso. Allora, ho già notato la stranezza per cui quella regione che viene chiamata Terra Santa, quella regione, diciamo così, la Palestina, la terra occupata dai palestinesi, dagli ebrei e anche le zone circostanti, che sono chiamati la Terra Santa, e questa Terra Santa è il crogiuolo di ben tre religioni, monoteistiche, ovviamente patriarcali. La prima è l'ebraismo, la seconda è il cristianesimo, la terza è l'islamismo. E stranamente, sia il cristianesimo che l'islamismo derivano dall'ebraismo. I cristiani e gli islamici non lo vogliono ammettere, ma sono figli della religione ebraica, perché sia i cristiani che gli islamici hanno i dieci comandamenti, pari, copiati dalla religione ebraica, i 10 comandamenti mosaici di Mosè, non rubare, non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. Ecco, veramente, proprio la classica guerra patriarcale, nel senso che ci sono i figli che si ribellano contro il padre, c'è il padre che vorrebbe tenere sottomessi i figli, c'è i figli che si ribellano contro il padre. Non è un caso che nei 10 comandamenti c'è anche il comandamento che dice onora il padre e la madre. Però stranamente non esiste il comandamento che dice onora il figlio o la figlia, c'è solo il comandamento che dice onora il padre e la madre, ma non c'è il comandamento che dice onora il figlio e la figlia. Ecco, allora, Terra Santa, cari amici, Terra Santa. Io spero di sbagliarmi, ma vedo e prevedo una nuova operazione piombo fuso. Cari amici, è per fortuna che la chiamano Terra Santa, cari amici, per fortuna. E dobbiamo tornare all'antichità, quando in quella zona che è la Palestina, torniamo indietro di tanto tempo, cari amici, c'erano gli ebrei nel 1000 avanti Cristo, viene creato il Tempio di Re Salomone nel 1000 avanti Cristo. Roma ancora doveva venire, Roma non esisteva ancora, già c'era il Tempio di Re Salomone, capito? C'erano gli ebrei, ma c'erano pure lungo la costa della Palestina, c'erano anche i filistei.
e gli ebrei erano semiti, dei bei semiti erano gli ebrei, belli, gli uomini, ma soprattutto belle le donne. E però sulla costa erano arrivati i filistei, erano, facevano parte dei cosiddetti i popoli del mare, capito? I filistei erano biondi con gli occhi azzurri perché erano aliani indoeuropei e non c'era un buon rapporto già allora tra gli ebrei e i filistei, e la situazione è rimasta inalterata oggi tra israeliani e palestinesi, perché gli israeliani sono gli ebrei una volta e i palestinesi in linea di massima potrebbero essere i discendenti dei filistei di una volta, poi ariani, indoeuropei, occhi azzurri, capelli biondi, poi certo si sono mescolati, tutto è mescolato, però in linea di massima questa è la cornice storica. E vabbè, io prevedo un'altra operazione piombo fuso, speriamo che ciò non si verifichi, perché queste cose non si dovrebbero verificare in una terra che è chiamata Terra Santa, cari amici, Terra Santa. Però ricordiamoci sempre che siano i cristiani che gli islamici, beh, noi abbiamo copiato i 10 comandamenti, li abbiamo copiati dagli ebrei, dalla religione ebraica. Abbiamo copiati e senza pagare i diritti d'autore, senza pagare i copyright agli ebrei, capito? Va bene, cari amici? Ok, cari amici. Grazie a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.